Solo negli ultimi mesi Vodafone ha annunciato la sua nuova Vodafone TV, nuova televisione on demand che metterà a disposizione ai propri utenti moltissimi contenuti multimediali, che grazie a nuovi partner, funzionalità avanzate e costi bassi, cercherà di convincere moltissimi italiani ad abbandonare la tradizionale TV e appunto usufruire di questi contenuti multimediali offerti da Vodafone. Resta comunque un servizio di nicchia, un servizio esclusivo perché è dedicato solamente ai clienti Vodafone Fibra, con un costo minimo di 35 euro. Quindi è un servizio on demand che cerca di sfruttare al massimo la potenza della banda ultralarga di Vodafone. Nello tecnico si tratta di un piccolo set-top box nero, dotato di uscita HDMI per il collegamento con il televisore, classico collegamento. E ovviamente c'è una porta Ethernet per rendere la connessione ancora più potente, quindi per sfruttare al massimo la banda ultralarga di Vodafone. E soprattutto c'è il wifi. A livello pratico invece è un'ottima soluzione per avere a portata di mano canali della TV tradizionale e soprattutto contenuti on demand, quali applicazioni come Netflix, CiliTV e Now TV di Sky. Quindi si può accedere all'istante a questi contenuti, però bisogna prima avere appunto questo abbonamento. Vodafone TV consente di avere senza costi aggiuntivi 13 canali di intrattenimento della TV di Sky e soprattutto, primi 3 mesi di abbonamento, c'è anche il pacchetto serie TV con 3 serie TV esclusive, che sono The Young Pope, Gomorra, House of Cards e moltissime altre serie esclusive. Non manca lo sport. Grazie a Now TV che permette di acquistare eventi singoli a partire dalle partite di Serie B fino ad arrivare agli eventi più importanti del campionato e dell'Europa League. Nel 2018 appunto Sky avrà anche la Champions League, quindi si potranno acquistare anche le partite di Champions League, sempre in maniera singola. L'obiettivo di Vodafone è proprio quello di mettere a disposizione ai propri clienti un servizio on demand che sfrutti al massimo la potenza della banda di Vodafone e quindi la riproduzione di contenuti multimediali in 4K e in Full HD. Per concludere, si può dire che questo esperimento era stato fatto già in precedenza da Telecom attraverso il Cubo Vision, di cui abbiamo parlato, di cui vi lascerò qui il video precedente in cui ho speso 2 parole su questo Cubo Vision. E niente, penso che in Italia sia un esperimento che può funzionare, ma soprattutto nelle città del nord Italia, appunto dove c'è la banda ultralarga. È un servizio ancora destinato a pochissime persone, perché sono pochissimi quelli che si possono permettere di pagare questo abbonamento legato alla connessione, e sono pochi quelli che hanno una connessione tale da poter streamare e riprodurre questi contenuti on demand.